Ciao ragazzi e ragazze, come avete visto dal titolo, vi voglio far vedere il regalino che mi ha mandato Erika. Metto il suo canale nell'info box, ma penso che la maggior parte la conoscete tutti quanti a Erika. Ti mando un bacio Erika, grazie, sarà troppo gentile per questo regalo, sono felicissima. Allora, dovete sapere che io dentro non l'ho guardata ancora. Allora, siccome io adoro le Midori, però sono incapace di farle. Sono proprio incapace, cioè, non so quanta carta ho rotto, non so quante, niente, ognuno penso, ogni creativa penso, che sappia fare qualcosa. Non lo so, vedo una cosa strana sulla telecamera. Spero che sto registrando. Comunque, e quindi. Erika mi aveva detto, guarda, perché io al Tiger di Napoli, non sono riuscita a trovarla quando uscirono le Midori a 3 euro. Non, le ragazze addirittura le commesse non sapevano nemmeno che cos'era la Midori al Tiger, quello che sta a Piazza Garibaldi. E quindi rimase proprio male. Glielo dissi a Erika. Erika nemmeno l'aveva trovata, sono andata a ruba comunque queste cose. E quindi ha detto, Anna, io vedo se riesco a fartela io. Comunque è troppo bella. Allora, a parte la bella. Allora, a parte che mi ha messo. Allora, questa bustina, troppo di rosa. Poi mi ha messo la letterina e mi ha scritto delle cose troppo belle. E poi, ragazze, questa è la. Io volevo quella là con gli occhietti. Quindi lei mi. Non, ora non mi ricordo. E quindi me l'ha fatta lei. Allora, la Midori, quella là che teneva Tiger, Allora, queste mettiamole qua. Io non l'ho proprio aperta, ho resistito fino a mo', non ce la facevo più. Perché se no scendeva Davide non potevo fare il video. Perché io se sta Davide qua i video non li faccio perché mi dà fastidio parlare. Che sente? Allora, anche perché la casa comunque è piccolina. E quindi, allora, e quella là con gli occhietti era. Mamma mia, tengo ancora la voce abbassata. Questa qua con gli occhietti è bianca, cioè la Midori di Tiger era bianca. Allora lei disse: No, Anna, io la devo rifare perché quella non lo so se si vede dalla telecamera, sembra paglina. Perché lei mi ha spiegato che è andato a mettere la colla. E quindi la colla ha fatto diventare la carta sotto paglina. E io dissi: No, no, ma a me mi piace di più, gialla. E quindi me la sono fatta lasciare così. È troppo bella. Poi ha messo i colori anche a me piacciono molto. A me piace molto il lilla. La penna, no, la chiave. Poi ha messo questa molla. Ora la apriamo perché non lo so dentro com'è fatta. Ta-ta-ta-ta! No, le Midori sono troppo belle. E dice che lei non sa fare le Midori. Allora è meglio che non vedi gli obbrobri che ho fatto io. Allora, qua ho messo due elastici che sono troppo belli questi elastici. Per esempio, non li trovo colorati. Qua ho messo la chiavina per girare, la pinna questa qui, secondo me. Vediamo. Sì, questa deve essere una pinna in gel. È bellissima, il colore è bellissimo. Questi li apro dopo. Ta-ta-ta-ta! E quindi qua è fatta così. No, io sono poco negata. No, telepatia, io non. Ma tu ti rendi conto che io ho telepatia? Perché io ho detto, no, questi elastici io qui non li trovo. Non li avevo aperta, ragazze, io lo giuro. Vado ad aprire gli elastici. Perciò a me mi piace la sorpresa. Perché lei lo sa che così. Gli elastici, no, troppo belli. Che ha scritto? Aspetta, Erika, leggo. Elastici di ricambio per la simil Midori. Wow, che se voglio inserire le altre cose. Quella messa mi porta fortuna, mo. Poi, allora, lei qua mi ha detto che ha messo la bustina originale della Midori, quella là di Tiger. Ma com'è bellina. Allora, poi questo è troppo bello. No, è troppo bella, perché ti giuro, io mi rimasi proprio male. Quelle ragazze non sapevano manco che era. Che cos'è la Midori? Fecero le commesse. Stavo dicendo io, no, me ne dovete andare.
Come non sapete che cos'è? E questa è la taschina e poi questi sono... No, sono troppo belli. Questo non lo so, Erika, ma l'hai fatti tu? No, non lo so questo, se le aveva... penso le abbia fatti lei, no? Penso le abbia fatti lei perché io vedo cucito. Non lo so ragazze, penso che l'abbia fatti lei, io non lo so perché non avevo domandato l'inserto. Vedete? Quindi ci sta questo con... Ho visto una cosa! No, no! No, ma quello perciò... No, ragazze, No, vi voglio bene! No, la cartoleria è una cosa allucinante. Allora, guardate, ragazze, io amo le perline, perché io sono dipendente perline, ma se avessi avuto l'opportunità economica, cioè nel senso per la cartoleria, penso che avrebbe pigliato il sopravvento, perché la cartoleria è una cosa spettacolare. Cioè, guardate... No, Erika, l'ha fatto lei, ragazzi, questo qua! Perché lei fece vedere un video dove teneva tutti questi cosi qua. Come si chiamano? Tutti questi segnalibro. No, mi sento male. No, Erika, tu devi fare qualcosa perché sono troppo belle. Guardate qua come l'ha plastificato bene. No, ragazze, cioè, io non me l'aspettavo questa cosa dentro. No, no, è troppo bello. Ha detto che non sa fare le Midori. Meno male, è meglio che non li vede gli sgorbi che ho fatto io. No, sto coso è una cosa esagerata. No, è troppo bello questo segnalibro. Allora, qua quindi ci sta questo qui con i quadrettini troppo bello. A me piacciono pure i quadrettini piccoli perché mo io devo capire questa Midori che cosa dovrò, a che la devo, per che cosa la dovrò fare. E poi ha messo quest'altro qui, sì, l'ha fatto lei, perché questo è più piccolino, vedete? Quindi le ha fatti lei gli inserti. Brava. No, mi sento... No, svengo. Io non l'avevo aperta, la sto aprendo con voi. No. Comunque sta il canale sotto di Erika. Lei le fa proprio queste cose, perché io infatti gli avevo detto, Erika, ma pensaci, tu sei brava, cioè, cioè, ma guardarle queste cose, cioè, fallo un negozietto, perché sei brava, vi ho detto, ogni creativa c'ha un dono particolare, per esempio io non sono portata a fare queste cose così, non ci, ho pure provato, ma se vedete le carte che ho rotto, pensate che una volta Davide disse stai buttando carte esagerate proprio, perché ho detto no, ognuno è secondo me ognuno è nata con un dono. A me la cartoleria mi piace tantissimo, no, guardate questo, qua attaccato questo coso, ha messo... E che ne sapeva che io amo i gufi? Oh mamma mia, è telepatica poi, l'uccelletto, quest'altra gabbietta. No, questi segnali però sono troppo... Evviva! Queste graffette qua che fece vedere. Ok, no, teso, è troppo bella. Io mo ci devo pensare, ragazze, che cosa devo fare qua? Perché questa qua mi deve portare super fortuna. Dov'è la pinna? La cosa bella, pure il mio colore preferito, il colore che mi piace a me, il viola. No, troppo bello. Evviva! No, mamma mia, sono troppo felice. Ho avuto un regalo troppo bello per Natale. Allora, mettiamo questa qua, la pennina qua. No, io mo devo capire a che cosa devo fare questa minore. Allora, e poi ci stanno tutte queste cose, gli elastici, questi qua. No, quando ho visto queste clip stavo svenendo, perché stavano sopra la Midori così. Ho detto, no, ma io come resisto? Dico, ragazze, no, mamma mia, guardate. No, voi dovete vedere. Ma poi le fa... No, a dove sta? Le ho buttate le clip che ho fatto io. No, ma voi dovete vedere la perfezione, la bambolina sopra, perché poi non si rompono, non si... No, devi vedere questa bambolina... No, devi fare qualcosa, eh? Guarda qua, no, guardate qua che belle! No, mamma mia, la cartoleria io la amo, è la farfallina. No,
Io non sono capace a fare queste cose. Fatemi fare quelle. No, infatti da me vedrete fra poco delle cose fatte con la pasta polimerica. Cioè, io ho provato pure a fare. Lei ha fatto un sacco di video dove faceva vedere le clip, ma mi sono bisticciata io lo scotch e tutto il resto appresso. Lei questa qua, per esempio, il lato superiore l'ha plastificata. Comunque è troppo bella. No, brava, soprattutto se hai fatto pure tu gli inserti. Ma ora devo capire. Allora, questo qua, queste io le userò ora nel bullet journal perché finalmente dico, ragazze, mi sembra che sto facendo dopo 1000 prove, 40.000 prove, forse ho trovato il mio metodo per il bullet journal. Infatti il quaderno mi è quasi finito. Sto parlando di 10 giorni di novembre, mi è finito un quaderno, talmente che io mi sono, perché ho fatto su un quaderno io, perché ho detto non fa niente. Novembre e dicembre lo faccio sopra i quaderni. Poi quando viene l'anno nuovo mi vado a comprare il quaderno proprio da Tiger e quindi faccio il 2007 sul quaderno quello lì più doppio, proprio del bullet journal, perché quello è doppio così. Pure poco, quindi già so che mi vado a comprare quello là perché sto trovando un metodo, ragazze, che sono 10 giorni mi sto trovando, perché è vero, il bullet journal bisogna adattarlo alle proprie esigenze. Non puoi fare, no, non possono essere i bullet journal uguale a un'altra persona. Magari io faccio vedere il quaderno come l'ho organizzato, come l'ho fatto, e magari c'è una persona che dice: oh, mamma mia, ma a me il metodo di Anna, però potrei farlo pure io. Perciò è bello fare i video dei bullet journal. E io lo sto modificando a mio piacimento, come l'ho voluto fare io. Queste clip mi servivano proprio perché tenevo le attaccini, questi qua normali, io tenevo senza nemmeno questi cosi bellini che ha fatto Erika. Niente, ragazze, guardate che bello! Madonna, quanto è bello questo! Questo è troppo bello. No, Erika. No, no. Ma quella fa quelle clip troppo belle. Guardate com'è plastificato bene. Guardate come sono perfetti. È brava, ragazze. Io adoro i canali questi qua delle cartolerie. Cioè, lei è proprio brava. Poi, a parte che lei mi fa ogni suo video, pensate che quando io mi scoccio, che sto facendo i servizi, mi vedo i video, mi sento i suoi video, perché comunque è allegra, è solare, io l'adoro, a parte che l'adoro perché mi sento pure fuori dal canale di YouTube, e quindi dico, tesoro, mi hai fatto un regalo, ti giuro, guarda, perché non ero capace di farmi una Midori, e infatti a me un'altra Midori, al mio compleanno, me la fece Ettina, grazie, che pure la tengo, perché infatti quella lì è il diario della gratitudine, faccio il diario della gratitudine su quella Midori là, c'è. E ora devo capire. Allora, io questa qui è come se fosse, non lo so, è proprio un portafortuna. La tengo come un portafortuna, perciò io mi piacciono gli occhietti, perché così sono gli occhietti. Non so se capite. Dico, infatti io questa qua la volevo fare per un fatto lavoro, per il lavoro, perché mi porta, così mi porta fortuna. Magari qualsiasi cosa lavorativa, saltuaria, va? Per capirci. E niente, ragazze, quindi questo è il regalo di Erika. E niente, guardate che bello, il canale suo sta sotto, ve lo linko giù. E niente, ragazze, devo fare i video degli altri lotti, però penso tra do domani, perché ora voglio caricare prima questo video qua di Erika. E niente, Erika, ti mando un bacio, grazie per questo regalo di Natale, e ti voglio bene. Un bacio, 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 bacio. Ciao ragazze, ciao ragazzi.